Siamo all'Urban Center di Ravenna, a questa manifestazione dedicata alla breakdance e al jerk. Da dove è nata l'idea di questa manifestazione? È nata dall'incontro con un gruppo di ragazzi amanti dell'hip hop. Sono quasi tutti nigeriani, italiani, macedoni. Tanto che sognavano di fare una cosa del genere, non c'erano ancora organizzati, quindi gli abbiamo dato una mano. E come mai avete inserito il jerk, questo tipo di ballo, in questa manifestazione? Il jerk è un ballo sconosciuto a Ravenna, per lo più, a parte i ragazzi, va moltissimo tra i giovani. E quindi come progetto Deviazioni, noi siamo educatori di strada, incontriamo diversi gruppi di ragazzi, sappiamo che invece a loro piace tantissimo, infatti nonostante la pioggia si è visto comunque l'afflusso di persone. Sappiamo che il jerk fa parte della famiglia dell'hip hop e del break dance. Qual è la sua vera differenza? La differenza del jerk è che il jerk è un tipico di ballo che viene dalla strada per i ragazzini, per divertirsi così, cioè un po'. È quello il jerk. Cioè. Te come sei venuto a conoscenza di questo nuovo movimento? Ah, io sono venuto, l'ho saputo dall'internet, da YouTube. Da Ravenna Web TV è tutto, Jessica Frantini.